Vi ringraziamo per essere presenti e questa sera ringraziamo le autorità che sono volute essere con noi, ma soprattutto vogliamo accogliere con un grande applauso il nostro candidato a sindaco, Mario Maesano. Grazie a tutti voi, ringrazio la nostra candidata Giuseppina Modaffari per aver aperto i lavori e un ringraziamento a tutte le autorità presenti, sono all'esterno, arriveranno. Ringrazio il Presidente del Consiglio, Nicola Irto, sempre puntuale a lui. Capogruppo del Partito Democratico, sempre Romeo, che è presente qui all'esterno, anche l'onorevole Battaglia. Fatte queste premesse, io ringrazio innanzitutto i cittadini che oggi sono intervenuti in questa nostra presentazione e i giornalisti. E con grande piacere che oggi presentiamo la lista civica Polis per Procuti, che il nostro motto è vivere basso, pensare alto e il tempo delle scelte. Noi siamo rocudesi, punto di partenza. Vado, prima di illustrare le linee programmatiche del programma, a sottolineare un aspetto. Noi ci troviamo dinanzi a una campagna elettorale un po' anomala, perché abbiamo un avversario politico che arriva da Bova Marina, pur avendo delle piccole radici nel nostro territorio, ma non vive la nostra realtà. Tant'è che voi cittadini dovrete fare una scelta tra un rocudese e un non rocudese. Per questo abbiamo scritto "Noi siamo rocudesi". Altro aspetto che in premessa vorrei sottolineare è il fatto che non si può dire presso la stampa, nei giornali, scrivere che uno si candida al comune di Rocudi e la candidatura è strategica. Non esiste una candidatura strategica, perché se uno si candida per l'interesse della comunità rocudese, si deve candidare a sindaco di Rocuti. Fatta questa premessa, vorrei presentare a tutti voi i nostri candidati. I nostri candidati e il programma politico-amministrativo. La squadra che abbiamo costituito rappresenta lo sforzo di coniugare la parte migliore di chi ha esperienza amministrativa e di chi viene dal mondo dell'associazionismo, con ragazzi volenterosi, alla prima esperienza di campagna elettorale, tanti candidati quindi giovani e tante anche le donne che si candidano a ricoprire, in caso di vittoria, posizione fondamentale per l'amministrazione di Rocuti. I nostri candidati, come avete visto precedentemente, sono Gatto Leonardo, Jacopino Gabriele, Malaspina Valentina, Badraffari Giuseppina, Castasio Luciano, Lucero Olimpia, Pitassi Carmelo, Romeo Pietrolina, Scala Alberto. Programma, perché oltre alle polemiche bisogna effettivamente parlare di programma. Abbiamo realizzato un programma per far sì che la nostra comunità sia un centro nevralgico per l'area Grecanica, sempre col motto "vivere basso, pensare alto" e il tempo delle scelte che dovete fare voi cittadini. Il programma quindi della lista Civis per Rocuti sarà caratterizzato dall'attivazione di processi partecipativi e di trasparenza al fine di coinvolgere pienamente e responsabilmente tutti i cittadini. A me interessa che i cittadini siano i veri protagonisti di questa amministrazione e non certamente solo i candidati, coloro che vengono eletti in consiglio. Per questo noi cercheremo di attivare politiche di buon governo. E il punto di partenza è certamente la realizzazione del bilancio partecipato, per passare poi alle scelte di riqualificazione urbanistica, infrastrutturale, culturale e sociale. Ci
certamente attraverso gli strumenti dell'informazione e della comunicazione che debbono caratterizzare la pubblica amministrazione. E al fine di garantire un'informazione corretta e puntuale, cioè lo intendiamo bidirezionale, cittadino, comune, cittadino, l'impegno sarà quello di utilizzare tutti i canali informativi, compresi quelli telematici, come ad esempio costante aggiornamento del sito internet, presentazione pubblica, rendicontazione sociale, linee programmatiche del sindaco, bilancio sociale, bilancio ambientale, indagine sulla soddisfazione del cittadino rispetto ai servizi resi, trasmissione sul web delle riunioni del Consiglio Comunale, così non facciamo nessuna controversia con i giornalisti come è accaduto in altre realtà, pubblicazioni comunali specifiche e settoriali. Quindi dalla qualità dell'azione amministrativa scaturisce la qualità dell'attuazione dei programmi e delle politiche pubbliche, nonché la qualità dei servizi per i cittadini. Questo obiettivo implica l'assunzione di una grande responsabilità nella gestione e nella pratica dell'azione amministrativa. L'obiettivo che si intende perseguire è sicuramente quello di favorire un processo di modernizzazione dell'apparato amministrativo comunale, una maggiore pianificazione economica e di controllo gestionale attraverso una maggiore razionalizzazione delle risorse finanziarie impiegate. Sempre nella stessa ottica, allo scopo di ottimizzare la gestione del personale, occorrerà aumentare l'erogazione di servizi e migliorare quindi la qualità. E poi mi ricollego alla differenziata, al porta a porta che è stata realizzata da questa amministrazione e in particolare dall'assessore all'ambiente, che certamente non va bene così come è strutturata, occorre modificarla. Bisogna certamente garantire ai cittadini di fare la differenziata attraverso i cosiddetti mastelli, no? Con 10 buste che non riusciamo a fare il differenziato a porta. E naturalmente valorizzare il personale, le lavoratrici e i lavoratori che sono un patrimonio fondamentale del nostro comune. Altro scopo è quello poi di istituire l'ufficio Europa in collaborazione con enti ed istituzioni formative e proprio per attrarre i finanziamenti in sinergia con tutte le istituzioni. Quindi azioni mirate di sensibilizzazione sulle tematiche europee, organizzazione di incontri, conferenze e seminari. Il bilancio e i tributi, che è un punto cardine di un piccolo comune. L'azione amministrativa assicurerà una corretta e una sana gestione delle finanze comunali. È necessario quindi istituire una sinergia virtuosa tra amministratori e i pochi impiegati comunali che sono rimasti nel nostro comune, per programmare le spese e le relative entrate nell'ottica di massimizzazione di tutte le risorse. Sarà attuata una rigorosa politica volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso il contenimento della spesa pubblica comunale e l'abbattimento, ove possibile, dei tributi. Ricordiamo che il differenziato, la differenziata, il porta a porta, è uno strumento che può abbattere la TARSU se viene fatta in maniera adeguata e in maniera diversa, così come è stata concepita a Roma. Occorrerà agire anche perseguendo l'equità fiscale, con un sistema di aliquote che tenga in considerazione tutti gli aspetti economici, economico-sociali, così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per le famiglie. Quindi ci attiveremo per l'istituzione del cosiddetto baratto amministrativo, che è previsto dall'articolo 24 della legge 133 del 2014, molto importante il baratto amministrativo. Quanto alle attività in relazione alle quali possono essere deliberate dal Comune le agevolazioni tributarie, la norma stabilisce che l'intervento decisivo deve riguardare un territorio da qualificare ed in particolare i progetti presentati devono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento, eccetera. Tutto sarà poi regolamentato attraverso un regolamento comunale. Lato tutto, un comune fruibile. Il territorio del comune di Rogudi vanta una storia antichissima,
che affonda le radici nella cultura greca di Calabria. Infatti siamo un territorio dove c'è una minoranza linguistica e che spesso mi sono battuto con la mia associazione culturale per valorizzare tutto ciò che doveva essere valorizzato, cioè la minoranza greca di Calabria. È sicuramente necessario che il nuovo centro abitato diventi un ponte tra la costa e il suo territorio ricadente nell'area del Parco Nazionale Aspromonte. Rovudi deve poter contare su un piano definitivo per la valorizzazione dell'estimabile patrimonio storico, paesaggistico, culturale che devo fare. Rovudi deve poter contare su un piano definitivo per la valorizzazione dell'estimabile patrimonio storico, paesaggistico, culturale e beni immateriali. Il potenziamento delle vie di collegamento, sia fisiche, strade, che virtuali, wifi, daranno maggiore impulso alla rinascita del rapporto tra la sede marina del comune e quella montana, dove sono situati la vecchia Rovudi e Gorio di Rovudi, che intendiamo trasformare in paese villaggio. Il tema quindi della montagna si connette dunque in modo spontaneo e naturale con la possibilità di fare coltivazione, agricoltura, pastorizia, allevamento, ciò di individuare attività in grado di essere remunerative, magari contornate dai molteplici fonti di reddito che si compendiano tra di noi. È di primaria necessità ristabilire e dare decoro all'intero assetto urbano del comune di Rovudi. Occorre attirarci per questo decoro urbano. Per meglio intervenire sul territorio stesso abbiamo suddiviso il comune in tre fasce. La fascia alta, che va da Via della Pace a Via della Speranza, quella media che va da Via De Gelsomina a Via Roma e quella più bassa che va da Via Mazzini al confine della superstrada 106. Nello specifico saranno attuate opere per il restyling complessivo del centro urbano. Si provvederà al completamento della pavimentazione, anche se qui il sindaco uscente mi diceva che ci sono le risorse per poter spenderle. Verrà riorganizzato l'impianto di illuminazione, perché facendo la campagna elettorale i cittadini hanno sollecitato me e i miei candidati affinché l'impianto di illuminazione deve essere fatto ex novo, cioè perché non si può assolutamente in queste condizioni, è una questione di pericolo pubblico. E per quanto riguarda il verde pubblico, sappiamo benissimo cosa bisogna fare e come intervenire in maniera armonica, tenendo in considerazione anche gli aspetti e le essenze autoctone presenti nel nostro territorio, come la pietra della Mendolea. E poi, naturalmente, il completamento della chiesa, che è un'opera ritenuta fondamentale per questa comunità. Il prossimo amministratore avrà finanziamenti del patto per il sud che sono stati firmati e quest'opera potrà essere completata, lo voglio dire con molta chiarezza, perché già le risorse ci sono. Inoltre saranno resi utilizzabili e valorizzati quegli edifici nati per uso pubblico. Gli spazi cosiddetti bianchi, ossia non progettati, saranno oggetto di relativa progettazione e di riqualificazione in modo da creare un assetto urbano organizzato in ogni sua parte e con specifiche ben definite. Creazioni di servizi di potenziamento dell'offerta per la pratica di attività sportive e tempo libero, miglioramento della qualità della vita nel territorio attraverso un'offerta di sport sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Intendiamo realizzare il Museo della Cultura Greca e occorre anche avviare una politica di condivisione progettuale anche con altre realtà in vista della costituenda città metropolitana, visto
che qualcuno si è candidato in vista di questa benedetta città metropolitana, e quindi parliamo costantemente di città metropolitana. Alla fine saranno 14 consiglieri che andranno nel consiglio della città metropolitana, ma non è detto che ci deve andare per forza un sindaco, ci può andare un consigliere, sia di maggioranza, di minoranza, non si sa. Quindi questo è tutto in progress, come si dice. La nostra comunità, come ho detto più volte, non potrà prescindere da alcuni concetti, come quelli di cittadinanza, mobilità e la nostra identità territoriale che conosciamo bene, saperi, ma anche energia, economia e paesaggio. Bisogna capire come fare diventare la comunità di Oromudi protagonista all'interno di questa nuova realtà che si chiama città metropolitana, anche creando un brand competitivo, aumentando, potenziando il sistema dell'offerta turistica locale e valorizzando il patrimonio identitario locale. Per fare ciò bisogna avere appunto una visione strategica. Uno dei temi centrali e certamente del nostro programma è la tutela dell'ambiente, perché le scelte che riguardano l'ambiente, le scelte fatte oggi, condizioneranno il futuro dei nostri figli. Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e soprattutto presso le scuole. L'obiettivo è volto al pieno raggiungimento degli standard europei di prevenzione, recupero e riciclo dei rifiuti urbani. In relazione a quello che abbiamo detto del porta a porta, verrà implementata la raccolta porta a porta e verranno create le isole ecologiche. Abbiamo altro obiettivo importante, la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Si promuoverà l'implementazione e il completamento degli impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e del patrimonio immobiliare del comune, da considerare come importante risorsa sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. E condividiamo anche l'idea che occorre avviare e attuare, come stanno facendo i sindaci, una riperimetrazione o zonizzazione del Parco Nazionale Aspromonte, che così come è stato concepito a suo tempo, come si dice con un compasso, non va bene. In questi momenti di difficoltà economica assumono poi un ruolo centrale le politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Vogliamo sostenere e sviluppare una rete che favorisca una serie di iniziative a sostegno delle fasce deboli, con l'istituzione dei voucher lavorativi, della social card come una temporanea. Naturalmente non preciso come attuerò questi programmi per non dare adito agli avversari poi di poter sapere come attuarli, e della social card comunale temporanea, implementazione del banco alimentare già presente, la realizzazione di una struttura per la cura degli anziani disabili, abbattere le barriere architettoniche negli spazi pubblici e istituire un fondo di solidarietà per aiutare la partecipazione dei bambini alle iniziative curriculari scolastiche non garantite. Questo è in gran parte il nostro programma che abbiamo stilato con gli altri candidati. Nel nostro simbolo c'è la colonna greca che rappresenta effettivamente la grecità, le nostre radici, la nostra identità, e quella è fondamentale. È come dire: vuota colonna, vuota la nostra identità, l'identità romanese. Vorrei concludere questo mio intervento con gli 883, con la canzone Io ci sarò. Io non ti prometto qualcosa che non ho, quello che non sono o non posso esserlo, anche se so che c'è chi dice per quieto vivere bisogna sempre talvolta fingere. Non posso giurare che ogni giorno sarò bello, eccezionale, allegro, sensibile, fantastico. Ci saranno dei giorni grigi, ma passeranno, sai, spero che tu mi capirai. Nella buona sorte, nell'avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se voi cittadini ci sarete alle prossime elezioni votando me, io ci sarò per voi.
fiabe succede sempre che su un cavallo bianco, questo non è il cavallo di Troia come è stato definito un'altra persona, è un cavallo bianco, arriva un principe e porta la bella al castello, si sposa e ne sarà amore per l'eternità. So anche che la vita non è proprio così, a volte è complicata, come una lunga corsa a ostacoli, ed è questa campagna elettorale che sarà una lunga corsa ad ostacoli, che la dobbiamo affrontare tutti insieme con voi cittadini e con i miei candidati. Dove non ti puoi ritirare, perché assolutamente la campagna deve proseguire in maniera serrata, soltanto correre con chi ti ama accanto a te. Infine, nella buona sorte, nell'avversità, nella gioia, nelle difficoltà, se ci sarete voi il 5 di giugno, io sarò con voi per i prossimi 5 anni. Grazie. Ti faccio i complimenti per l'intervento appassionato e veramente carico di sentimenti puri, sentimenti che tu nutri per il tuo paese, che tu nutri per la politica. E oggi traspare evidente questa tua forte, intensa passione, e credo che da qui parta anche veramente simbolicamente una lunga campagna elettorale che vede sia, e io sono contento che siamo qua al tavolo, i tre consiglieri eletti del PD, e ti devo fare anche una sorta di buon augurio, che è quello che quando siamo stati tutti e tre insieme, vedi, da prima nuova cosa si è vinto. Quindi io i tuoi candidati, cittadini, e ti ringrazio appunto per un applauso che non vuole essere soltanto una veramente fotografia di unità, ma vuole essere la testimonianza del nostro impegno. Noi siamo qui, ci mettiamo la faccia come sempre, come lo fanno tanti sindaci che vedo oggi qui, che hanno voluto essere presenti, per dire che le nostre comunità vanno difese con i fatti, non a parole, vanno difese ogni giorno con una testimonianza chiara, netta, che non ammette infingimenti. E oggi c'è qua il Partito Democratico, c'è qua la Regione Calabria, e sono i due soggetti impegnati, perché da oggi parte la campagna per le amministrative, che avrà poi una quota lunga e molto importante, come ci ha già anticipato il nostro Premier Segretario Matteo Renzi, quella che sarà la campagna referendaria di autunno, di ottobre, laddove si gioca la credibilità del nostro partito. Da sabato avremo sul sito questo lancio della campagna referendaria, con la possibilità di attivare i vari comitati referendari per il sì. È una partita importantissima, una partita che vede impegnato il PD, ma è vitale per il nostro paese. E se noi siamo anche qui testimonianza della nostra presenza nella Regione Calabria, perché anche lì si gioca una partita, si sta giocando una partita epocale, perché dobbiamo essere sinceri, quello che si è cominciato da quando Mario Oliverio ha vinto le regionali del 2014 è veramente uno sforzo gigantesco. Oggi Roguri va al voto mentre siamo alla vigilia, siamo al lancio del POR regionale, siamo al lancio del piano regionale dei trasporti, siamo al lancio di tante cose vecchie, alcune, vero Nicola, insieme di 20 anni. Noi abbiamo potuto toccare con mano l'assalto alla dirigenza che è stato fatto in questi anni alla Regione Calabria. E se tante volte veniamo guardati, dice, ma ancora non avete dato, signori, noi abbiamo trovato numeri che facevano spavento alla Regione Calabria. Noi abbiamo trovato
organizzazioni, fondazioni con centinaia di contratti che avrebbero messo in ginocchio una regione, che hanno messo in ginocchio la regione. Il nostro dovere, forse noi lo facciamo in silenzio, scegliendo una nobile strada, che è quella di non riversare le colpe, assumendoci una continuità amministrativa che è doverosa, che si è stata deputata dai cittadini della Calabria. Ma è pur vero che ci siamo mossi veramente sotto, con mille ostacoli. Pensate solo a, finalmente al varo della programmazione comunitaria, che era stata gettata in un angolo, che aveva ricevuto 258 osservazioni dalla comunità europea, che oggi è stata varata e si esplicherà nei prossimi mesi in tutto il suo dirompente slancio, soprattutto in tutta la sua grande opportunità finanziaria per i nostri comuni, per la nostra Calabria. Per questo è importante il voto del 5 giugno, scegliere bene il 5 giugno, mettere in sintonia politica Rogudi con la città metropolitana di Reggio, con la regione Calabria. Vi rendete conto già da questa parola che è importantissimo. Mario Maisano, che ci auguriamo sarà sindaco di Rogudi, e io credo che Rogudi si meriti Mario Maisano. Tutte le opportunità che verranno dal 6 giugno in poi, e noi saremo qui, siamo qui oggi, lo saremo a maggior ragione nelle prossime settimane, ad essere veramente coloro che possono anche parzialmente dare una mano all'appassionato programma che tu hai fino a poco fa snocciolato. Io spero, ecco, questo, che noi oggi pomeriggio firmiamo quel piccolo patto per Rogudi, che è già un patto che è più esteso per la regione Calabria, per la città metropolitana, ma l'impegno che io mi sento di assumere anche a nome dei miei colleghi, che lo diranno sicuramente meglio di me tra poco, è questo: che noi siamo oggi qui e che lo saremo domani accanto a Mario Maisano, accanto a tutta Rogudi. Grazie. Grazie allora. Battaglia, adesso Sebi. Sì. Intanto un saluto a Mario, ai candidati e ai tanti sindaci presenti dell'area che vedo numerosi qui della Recanica partecipi oggi a questa presentazione. Intanto immediatamente, perché sono qui a sostegno di Mario Maisano. Veniva detto bene prima, i tre consiglieri del Partito Democratico. Sicuramente nella lista ci sarà qualcuno candidato che non è del Partito Democratico, che se ha un orientamento politico diverso, ci sta, nelle piccole realtà funziona così, e nelle piccole realtà bisogna guardare un programma puntuale e preciso, così come Mario ha fatto, e attorno a quello ci si sceglie con chi candidarsi. Quindi bene che ci siano anche pluralità di visioni politiche nazionali nei piccoli comuni, è così. Però io devo dire una cosa, perché c'è un motivo perché noi tre siamo qua. Perché Mario Maisano è del mio partito, è il segretario del mio partito qui, che non vuol dire solo, siccome c'è lui, siamo tutti qua in fila. Mario Maisano è un segretario di circolo, che se si sono dovute fare le 3 di notte per venire a Reggio Calabria a portare le schede delle primarie, lo faceva. Se Mario Maisano spese due, Mario Maisano spese due e non del partito, perché i soldi del partito non ci sono più da tanto tempo. È stato Mario Maisano ad aprire un posto dove ci si poteva fare la tessera del Partito Democratico negli anni scorsi. Se c'era un riferimento per dire in questo comune a chi ti rivolgi per il Partito Democratico, c'era Mario Maisano e il gruppo dirigente che c'è. Allora oggi chi ha un senso di responsabilità, nel momento in cui quella stessa persona a cui noi dirigenti Regina abbiamo rotto le scatole molte volte, a prescindere da ogni corrente interna del PD, a prescindere da ogni componente, dai legami affettivi eccetera, oggi che si mette in discussione e già da molto tempo aveva un'idea chiara di sviluppo di questo comune, noi siamo qua e dobbiamo essere qua, anzi questa volta noi al servizio di Mario e della comunità di Mario e del gruppo di ricerca. Questo per carezza, ma non è di tipo umano con gli altri candidati o altro, è un problema politico, e quando c'è la politica di mezzo bisogna ragionare con gli schemi politici. Per questo la nostra presenza qua straordinariamente importante, consentitemi di dire, non per la mia ma per il fatto che siamo assieme con Mimmo Battaglia e con Sebi Romeo. Ma
Mario ha dipinto un quadro che è quello di vedere la prospettiva di uno sviluppo di Rovuti nei prossimi anni, una visione chiara, una visione di chi conosce il territorio, di chi ha idea di quali sono i problemi, quali sono le potenzialità e qual è lo sviluppo futuro. Io sono stato qua diverse volte, l'ultima volta poco tempo fa, a parlare anche con il circolo culturale, con parlare dell'area grecanica in generale, per parlare di questa straordinaria ricchezza che a mio avviso vede nell'area grecanica con un cuore a Rovuti la minoranza linguistica, il grecofono come qualcuno dice e il grecanico come altri dicono. Su questo noi ci stiamo giocando una partita, l'ho detto qua tempo fa, lo ribadisco, ci stiamo giocando una partita perché abbiamo una rete regionale che vogliamo esaltare, lo abbiamo detto l'altra volta, lo faremo nel prossimo bilancio regionale. Dobbiamo consentire che diventi la caratterizzazione, Mario, della tua campagna elettorale, ma diventi la caratterizzazione di Rovuti, non che le altre cose siano meno importanti, ma deve diventare la caratteristica, il punto centrale dello sviluppo di questo comune, il rilancio di un'identità grecanica che deve passare attraverso un meccanismo non solo legislativo regionale, ma anche di ridisegnare un rapporto con le scuole, pensando, come avevo detto a suo tempo, avevo lanciato qua, noi dobbiamo pensare che nei programmi scolastici regionali, ma soprattutto di quest'area della provincia di Reggio, dobbiamo prevedere l'insegnamento del greco, del grecario, non dobbiamo pensare che si possa perdere questa identità. Per non perderla bisogna fare quello da un lato e un'altra cosa che abbiamo messo in campo con il sottosegretario all'editoria del governo Renzi, Luca Lotti, che è quello di riconoscere al servizio pubblico di Rai 3 Calabria quello che altre Rai 3 in giro per l'Italia hanno. Penso alla Rai 3 Sardegna, penso alla Rai 3 Veneto, penso alla Rai 3 Valle d'Aosta, cioè quella di riconoscere, diciamo, le minoranze linguistiche nei programmi radiofonici di Rai 3. Penso che a fare dei programmi specialistici e diretti anche per le minoranze linguistiche che vengono riconosciute per legge regionale in 3 minoranze linguistiche, come sappiamo, e una di queste è quella che interessa questo territorio. Ecco, sono queste le azioni che noi dobbiamo mettere in campo, Mario, per aiutare la comunità di Rovuti, perché se su questo sistema della minoranza linguistica, dell'esaltazione, aiutiamo e sosteniamo Rovuti, vuol dire che abbiamo aiutato tutta la Repubblica. Cioè, non è un problema solo di Rovuti, è un problema che su Rovuti diventa un progetto pilota, un esperimento pilota, anche perché qui ci sono le migliori esperienze di circoli culturali che vanno in questa direzione. Ma poi è chiaro, Mario ha ben disegnato anche tutto il resto delle esigenze, dei bisogni di una comunità, la ristrutturazione, il completamento della chiesa, ma anche al sistema viario e alle altre cose. Quello che noi stiamo facendo è un'operazione complicata, la Regione ha vinto battaglia, noi abbiamo trovato un quadro complicatissimo alla Regione, stiamo mettendo mano tra mille difficoltà, e tra mille difficoltà possiamo dire che da qui a un mese noi approveremo per la prima volta in questa Regione finalmente un piano regionale dei trasporti, dove finalmente potremo dire in maniera netta le cose che vanno, ma soprattutto le cose che non vanno, e capire quali sono le soluzioni, perché anche e soprattutto in questo territorio la questione dei trasporti rappresenta una delle priorità e uno dei punti centrali. Su questo noi ci stiamo mettendo la faccia, cioè abbiamo anche un importante impegno con il governo nazionale, veniva detto in maniera straordinaria e puntuale da Mario, abbiamo un governo nazionale che per la prima volta nella storia di questo paese viene a Reggio Calabria, firma due patti, uno con la Regione Calabria e uno con la città metropolitana. Due patti non sono due cose finte, sono due contratti e due impegni. Io mi impegno a finanziare quest'opera, ti do questi soldi per fare quest'opera, però quest'opera deve iniziare a questa data, deve finire in quest'altra data. È finito il tempo delle mega varianti. Discussioni infinite sul fare o non fare, un programma chiaro che vede anche un forte investimento in questo territorio, è nel patto con la Regione, è nel patto con la città metropolitana, dove anche lì c'è una partita squisitamente, diciamo, infrastrutturale, di opere, di finanziamento, ma c'è anche una questione politica, la questione politica è che si dovrà costituire una città metropolitana, e io immagino e sono convinto che la città metropolitana sarà più forte se si avrà la capacità di sintetizzare il territorio provinciale in aree omogenee, e intanto prima, oltre alla città di Reggio che ha una sua dimensione chiara, l'altra dimensione chiara e netta c'è l'area grecanica,
avete un vantaggio, abbiamo un vantaggio in questo territorio rispetto a altri ambiti della nostra provincia. Bisogna esaltarlo, bisogna avere la capacità con i comuni di guardarsi, sindaco di Motta, sindaco di Condofuori, di guardarsi negli occhi e decidere di San Lorenzo. Scusa Bernardo, c'era la telecamera davanti. Siamo tutti. Avere la capacità straordinaria di guardarsi negli occhi e decidere assieme quali servizi si possono fare assieme, come ci si può muovere assieme. Gli strumenti urbanistici, decidiamoci una volta per tutte di avere un meccanismo chiaro assieme. Di un'area nel suo complesso, solo così si potrà arrivare a uno sviluppo vero di quella che tutti vogliono sia la città metropolitana. Da questo punto di vista io faccio in bocca al lupo a Mario, a tutti i candidati, troveranno interlocutori chiari e netti, siamo qui oggi per questo, per ribadirlo. Noi vogliamo in questo caso rappresentare anche l'istituzione che è presente sul territorio, è un segnale importante. Io chiedo a, lo sanno i sindaci presenti, con i quali anche alcune volte ci arrabbiamo pure, ci scontriamo per questioni, perché i sindaci vivono nella frontiera più generale, forse noi siamo un po' meno esposti, diciamo, rispetto a loro. Però è chiaro che serve un fronte comune di tutti i sindaci. Io faccio in bocca al lupo a Mario e puoi contare su di noi, quindi noi ti vogliamo sindaco al pari degli altri. Prima di dare la parola a Sebi, io ringrazio Nicola che ha sottolineato il fatto che la compagine che abbiamo costituito è rappresentata anche da soggetti di appartenenza a, oltre al Partito Democratico, anche alla destra, e quindi ringrazio che appunto abbiamo costituito una lista civica proprio perché c'è la rappresentanza anche dei soggetti della destra. Un'altra cosa che mi preme sottolineare, che lo voglio fare perché sono una persona onesta nel dire che io sono stato anche il vice sindaco del sindaco uscente Agostino Zavettieri. È stato il nostro sindaco, lo dobbiamo ringraziare perché ha venuto. Questo perché sono stato anche assessore al bilancio e tributi e vice sindaco, quindi lo dovevo dire perché c'è un buon rapporto anche con Agostino e la politica va al di là della politica e ha amministrato il comune per 10 anni. Grazie. Buonasera a tutti, c'è poco da aggiungere. Pochissimo, perché i colleghi che mi hanno preceduto, il Mario, hanno tracciato, insomma, la questione qual è. Noi siamo riuniti stasera, c'è tutto il PD, perché era giusto, l'ha detto benissimo Nicola, rendere omaggio al segretario del PD di Riuniti, che sempre con coerenza in tutti gli appuntamenti è stato presente con disinteresse, abnegazione e con un gusto antico che richiama quella militanza e quella coerenza che in politica deve invece essere un'abitudine, ed è un'abitudine evidentemente per Mario Maesano e per il PD di Rocuti. Quando Mario ci ha detto io mi voglio candidare, in noi ha trovato sostegno privato, politico e oggi un sostegno pubblico che si concretizza con questa manifestazione. Sono presenti i sindaci del PD, vedo Laganà, Russo e Mafrici, che ringrazio assieme a tutti i dirigenti del Partito Democratico di quest'area greganica, e si concretizza anche con un impegno nei prossimi giorni, che sarà un impegno di campagna elettorale, perché noi sosteniamo Mario Maesano e sosteniamo Rovuti, e siccome sosteniamo Rovuti sarà un impegno che verrà dopo la campagna elettorale, perché la presenza così forte del PD stasera ai massimi livelli della regione Calabria e del partito servirà molto
a Mario quando da sindaco avrà bisogno di interloquire con le istituzioni. Io questo non lo sottovaluterei come elemento di propaganda, Mario, perché è un elemento di propaganda che però si riferisce a una cosa concreta. Mario Maesano da sindaco, se avrà bisogno del presidente del consiglio regionale per i rapporti che hanno, gli basterà un messaggino. Se avrà bisogno del consigliere Battaglia, che presiede una importante struttura che richiama l'area dello stretto e che quindi parla dello sviluppo del nostro territorio, avrà le porte, diciamo, aperte. Se avrà bisogno del capogruppo del PD sarà la stessa cosa vale per il presidente della regione. Se avrà bisogno dei suoi colleghi sindaci, che sono qui, una famiglia alla quale entrerà a far parte, è evidente che Mario potrà, con le sue relazioni, dovute al suo impegno e alla sua intelligenza, sfruttarle per dare un contributo serio di sviluppo a questo paese. Del resto lui ha iniziato il suo intervento elencando il programma, cioè non vuole un voto perché si chiama Mario Maesano, vuole un voto perché ha un'idea di sviluppo di questo paese, fondata su una concezione civile della battaglia politica. Bellissimo il suo ringraziamento ad Agostino Zanettieri, perché è un sindaco che ha dato il suo contributo a questo paese, noi riconosciamo il suo impegno, magari avrebbe dovuto riconoscerlo anche quelli che sono stati un po' di più con lui, ma questa è una questione di stile e di dignità politica. È molto importante il riferimento programmatico, e consentitemi anche un fatto: noi siamo arrovuti. A Rovuti si vota per il sindaco di Rovuti, è importante che il sindaco di Rovuti sia un cittadino di Rovuti. Vale a Monte San Giovanni, vale a Condofuri, vale a San Lorenzo, vale dappertutto. Con Nicola spesso, rispetto ad alcune invasioni aeree che ci sono ogni tanto nel PD, ragioniamo: se tu sei di Rovuti e ti cambi a Rovuti, se sei di Rovuti e ti cambi a Cittanova, un problema c'è. Magari ti piace lo stocco, ma lo stocco è te lo mangi, cioè, me lo torni. Ciascuno di noi hanno un valore, e Mario può spendere questo valore per il suo paese, naturalmente non contro il paese accanto, ma in una concezione di sinergia, di armonia. Nicola Virto diceva prima: noi abbiamo la sfida nell'area grecanica dentro la costruzione della città metropolitana, e noi abbiamo una concezione, Giuseppe Falcomatà lo dice spesso, che non vede una città metropolitana regiocentrica, ma vede le diverse identità culturali, sociali, economiche, i bisogni dei territori e dei cittadini da valorizzare dentro una strategia unitaria. Strategia unitaria che non ci siamo dati anche quando abbiamo pensato di scrivere il MOR. Mimmo Battaglia diceva le osservazioni, non era stato trasmesso, insomma. Vabbè, oggi il POR è stato approvato. Dentro il POR non ci sono sogni, ci sono obiettivi coerenti con i bisogni di questi territori, e questi obiettivi e queste idee camminano sulle proposte e sul confronto con gli attori locali. Mario Maesano, Bernardo Russo, Paolo Laganà, Salvatore Mafrici e gli altri sindaci dell'area meccanica, insieme col Presidente della Regione e con tutti noi, diranno quali sono le cose da fare per questo territorio. A mio giudizio, la vocazione naturale di questo territorio, la sua identità, diceva Nicola, la battaglia sul tramandare la lingua dei greci di Calabria, gli abresci lo fanno, la minoranza occitana lo fa, lo può fare anche la minoranza che si richiama alla cultura e alla tradizione dei greci di Calabria. Tutto dentro un programma che Mario ha elencato, però non ci ha dettagliato, perché Mario vuole uno riservato, nel senso che dice: no, io vi dico che faremo queste cose, come le faremo lo vedremo
quando sarò sindaco, non vuole scoprire le carte, è come un allenatore che fa pretattica, questa è una cosa, Mario, che abbiamo apprezzato, diciamo, no? Col PD, con la regione, sarà un rapporto importante anche con il governo nazionale. I nostri parlamentari non ci sono oggi, ma sono qui, li rappresentiamo anche noi. Lotti è stato ieri a Reggio Calabria, cioè il rapporto con il governo è un rapporto fecondo. Abbiamo firmato il patto per la città metropolitana e il patto per la Calabria. Lì dentro ci sono le risorse, ci sarà subito al prossimo CIPE la delibera che, una volta registrata alla Corte dei Conti, renderà le risorse disponibili. Lì dentro non abbiamo immaginato opere infrastrutturali e così via. E in questo territorio noi dobbiamo fare due cose. La prima, fare 3 ospedali a merito, no, non perché siamo a merito, no? Dobbiamo dirci con chiarezza che merito può riprendere alcune funzioni, ma quelle funzioni lì ci batteremo affinché le possa svolgere, quelle poche funzioni che saremo in grado di garantire, poche, perché noi anche in campagna elettorale dobbiamo parlare il linguaggio della verità. Non possiamo fare a merito un ospedale hub, noi dobbiamo fare funzionare bene l'ospedale di merito, e dentro questo impegno ci sta anche il diritto alla salute dei cittadini che ricadono dentro quest'area, perché la salute non è un numero, il diritto alla salute e alla cura pubblica va garantito, e su questo i consiglieri regionali presenti qui stasera con misura ed equilibrio sono impegnati, e vedrete nelle prossime settimane qualche risultato anche sul merito Porto Salvo. Attenzione, nel quadro di difficoltà che abbiamo di fronte e dal punto in cui noi siamo partiti, un ospedale che era sostanzialmente destinato alla chiusura, perché questo ci hanno lasciato e questo ci hanno consegnato. La riqualificazione dell'area dove avevano immaginato di fare un intervento a carbone non si può fare, glielo abbiamo impedito. Salvatore è stato uno dei protagonisti pure di questa battaglia. Adesso però noi dobbiamo, con i fondi nazionali, i fondi europei e le idee, dire cosa facciamo a Saline. Perché non basta dire di no, bisogna dire come, secondo me con un concorso di idee pubbliche, valorizzare quell'area. E poi, una cosa che abbiamo fatto oggi con l'assessore regionale dei trasporti, lunedì o martedì, assieme a Nicola e a Mimmo, faremo un tavolo nazionale per degli interventi urgenti che riguardano la sicurezza sulla 106. Non abbiamo rinunciato dopo l'ennesima morte, perché è uno stile che non ci piace. Ci siamo prima sincerati che potevamo farlo, abbiamo avuto oggi una mail di conferma, faremo questo tavolo e destineremo degli interventi immediati, concreti, per rendere questa strada più sicura. In generale sulla 106, nel patto per la Calabria, l'ingegnere Mangano, che tra le altre cose è un greco di Calabria, quindi non dico nulla di nuovo, ha pensato di fare alcuni interventi di tipo ancora più strutturale. Consentitemi di spendere soltanto un altro minuto sulla battaglia politica che abbiamo di fronte, che è quella del referendum. Noi cominceremo da sabato a raccogliere le firme per il referendum di ottobre. Ad ottobre c'è un passaggio fondamentale per il nostro paese. Bisogna decidere se si può con il voto popolare sancire la definitiva riforma dell'Italia, oppure se si vogliono mantenere le cose così come stanno. Secondo me è bene intervenire sul bicameralismo perfetto che non ci serve più, è bene ridurre il numero dei parlamentari, è bene intervenire sui costi della politica, è bene riformare il paese. E quindi noi dobbiamo essere impegnati nella battaglia per il sì al referendum di ottobre, perché è un fatto che cambierà l'Italia, è la concretizzazione di un impegno del governo, e quindi sarà mobilitato a sostegno di questo.
Io non chiudo con una canzone perché sono un bravo cantante, ma ti devi accontentare. Tu hai letto una canzone, tu canti. Ti devi accontentare. Quando festeggeremo in un pubblico locale, mi impegno a tornare con un modesto karaoke. Chi vuole intervenire? Il sindaco Laganà. Solo per un po'. Sì, così poi chiudiamo. Buonasera a tutti e un in bocca al lupo ai candidati. Io con la sincerità che ci ha insieme legato in questi anni ti dico le cose che da qui a breve ti trasferirò. Prima non pensavo molto onestamente di venire in un appuntamento dove l'aria è di vittoria e l'aria è di serietà, l'aria è di partecipazione e soprattutto io sono venuto perché in questi anni abbiamo seminato, in quest'area abbiamo seminato la cosa più importante secondo me, su cui va imbastita poi l'opera che tu farai nel tuo comune e gli altri amministratori che noi abbiamo anche in parte, non dico modellato, ma abbiamo selezionato una classe che dovrà innanzitutto affrontare i problemi che ci sono in quest'area. Due lo dovranno fare con quelle cose serie che sono la democrazia, la legalità e la cultura. Tu in questi anni che ci hanno visto insieme e dentro questi elementi, hai con te la capacità anche di essere un fondista, sei partito in salita, stai mettendo dentro la tua comunità l'elemento principale che è quello dell'identità di una comunità e in questo senso la palla oggi tu la passi ai tuoi concittadini, i quali hanno un'opportunità di scegliere. Noi possiamo dire questo, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è di ricostruire un tessuto democratico in tutta l'area grecanica che voi sapete per tantissimi anni limitate sotto il profilo della legittimità democratica. Lo abbiamo fatto in più realtà comunali, è stato ricostruito un tessuto anche di appartenente a un partito che sta dando dimostrazione di serietà, che sta dando dimostrazione di saper affrontare i problemi e tu sei dentro questa logica. Il fatto che ringrazi Agostino, al quale io rivolgo un saluto, che in questi anni abbiamo lavorato, abbiamo messo in campo tante opere che io spero ti possono essere trasferite, su cui tu poi dovrai impegnarti, affrontarli e anche dimostrare di saperci fare, ti rendo onore per quella umanità che io ho conosciuto e con questo spirito, con l'augurio che tu possa essere uno dei sindaci di quest'area ad alto livello, che possa tu dimostrare che la tua comunità saprà andare avanti e saprà andare avanti nel modo migliore. Io ti faccio un sincero augurio, in bocca al lupo. Spero il giorno dopo di rivederci e incominciare a parlare di quei problemi che assillano le nostre comunità. Io voglio però rubarvi 30 secondi, non voglio bruciarmi la circostanza di avere qui il Presidente del Consiglio regionale e gli altri due autorevoli rappresentanti del nostro partito. L'ospedale di Melito Porto Salvo, su cui si giocherà una partita importantissima per quest'area, può avere una occasione unica proprio in questo periodo. C'è un patto aziendale, cioè uno strumento che si sta programmando per capire che fine farà questo ospedale. Alcuni di noi, ed io in particolare, ci stiamo battendo perché quel punto nascita possa ritornare su Melito Porto Salvo.
vi sono delle condizioni che in questo momento limitano le altre due strutture private su cui probabilmente non vi sarà un futuro di rilancio, anzi, e quell'utenza dovrà andare da qualche parte. Probabilmente confluirà verso l'ospedale principale, che è quello di Reggio Calabria, ma se noi siamo capaci, insieme tutti i sindaci, tutte le comunità e soprattutto la componente regionale, a fare forza e fare massa, io penso che quella realtà che è stata tolta a questo territorio potrà ritornare di nuovo e veramente dare un segno importante a questo ospedale. Io vi ringrazio e ti ringrazio per la tua Bernardo Mafrici. Bernardo. Il sindaco di San Lorenzo. Buonasera a tutti, io sono un po' in ritardo e mi scuso perché eravamo proprio con Zanettieri, il sindaco Agostino Zanettieri e col presidente dell'associazione dei sindaci per parlare di sanità per quanto riguarda l'atto aziendale. Così come ha anticipato il consigliere regionale Semperomeo, che si sta adoperando assieme agli altri consiglieri regionali per dare un input importante a questo ospedale. Parlavamo proprio di delle problematiche dell'ospedale di Merito, quindi io era doveroso da parte mia venire, essere qui presente con Mario, perché con Mario ci conosciamo da diversi anni e per quanto possibile io devo dare una mano e atto dovuto, a prescindere dal PD che ci coniuga come partito, ma io un attaccamento particolare, così come l'avevo con Agostino Zanettieri. Gli ho detto: guarda, se si fosse candidato anche Agostino avrei avuto una difficoltà a chi dare una mano, per quanto possibile possa dare una mano, ma più che una mano bisogna stare vicini e incoraggiare questa sua campagna elettorale. Io sono un tipo molto chiaro e schietto e le cose le dico, non ho paura di dirle, perché quando dice la verità uno, il suo concorrente è uno che non è di Rovoli, è di Buona Marina. Io voglio centrare il problema, perché questo proprio concorrente che si chiama Pierpaolo è venuto a San Lorenzo a candidarsi quando io ero in campagna elettorale l'anno scorso, così come è andato a Rovoli a candidarsi. È verità, è venuto a fare la campagna elettorale, si sono seduti tre volte in un bar con altri ragazzini per poter contrastare evidentemente la mia campagna elettorale. Io sono cittadino di San Lorenzo, sono nato a San Lorenzo, ho fatto missione politica per circa 35 anni da ragazzo, iniziando così come dire da piccolo a fare l'assessore supplente, poi l'assessore effettivo, poi il consigliere, poi il sindaco, poi ho continuato per amor di patria a fare l'assessore con l'altro sindaco che era il mio, era stato il mio vice sindaco. E poi mi sono fermato un attimino, intraprendendo sempre la politica come missione, ed ha servito sempre, stavo dicendo una cosa, la ditta la politica di Zanettieri, ma non lo concludo, io le cose le dico, io sono stato 20 anni al servizio dell'onorevole, sono una persona per bene, ci mancherebbe altro. E i Balselli, una volta addirittura abbiamo votato socialista, abbiamo votato Pannella, una volta la destra, un'altra volta la sinistra. Oggi mi ritrovo, nostro malgrado, sua nipote Pierpaolo, oggi candidata a sindaco, io le cose le dico, non ho paura di dire le verità, che si candida a Rovoli. Però questa strategia sua, addirittura diceva di candidarsi addirittura a Camini per trovare una postazione, questa postazione è la propulsione verso la città metropolitana. E allora dico, tu vieni, ti scomodi, andare a San Lorenzo, a Roccaforte, a Camini, a Bova, addirittura consigliere comunale a Bova Superiore. Questo visto è un... Allora io li identifico con dei canguri che fanno i Balselli. I canguri sapete che saltano di destra e sinistra. E non è giusto. E non è giusto, se uno vuole fare politica e ce l'ha nel sangue, deve essere buono. Prima della persona,
poi nel rispetto degli altri, perché venire uno di quella maniera e poi le racconto una piccola vicissitudine che non è, io ho beccato la depressione con la famosa ditta, perché da consigliere provinciale eletto il secondo, ora abito, ho voluto fare il consigliere, l'assessore esterno per 2 anni e mezzo. Ebbene, io ero stato, dopo aver fatto campagna elettorale, candidato al 2000, non mi ricordo quando, alla regione Calabria, per servizio di partito, epoca socialista. Poi mi sono candidato alla provincia e sono arrivato il terzo, non ho chiesto nulla. Poi mi sono ricandidato alla provincia e sono arrivato secondo. Morabito, per me è stato un padre, lo è ancora, ha detto al partito, ogni partito che fa parte della coalizione deve candidare, deve darmi 5 nomi, poi discrezionalmente scelgo il nome che mi è più gradito, che è più simpatico. Ebbene, Bernardo in quei 5 nomi non esisteva, sempre sciocco. E allora non esisteva, c'era uno della Piana, un cosiddetto, sì, un signor Mellopione, c'era il famoso Franco Clinò, che è stato votato consigliere regionale, poi l'abbiamo eletto senatore e ci ha regalato un libro di favole in un albergo di Pomalino, questo ha regalato senatore. E dopodiché sceglieva, signor Clinò, mi hanno fatto beccare la depressione, mi è consapevole. Io sono stato 2 anni con la depressione da assessore provinciale. Ebbene, poi grazie a un signore della politica, Luciano Racco, ha detto d'accordo, se poi non volete a Bernardo, rifiutiamo l'assessore e facciamo il consigliere. Diamo un'altra, questa per dire la dice lunga sull'atteggiamento di come fare politica, non a servizio delle persone e dei cittadini e del proprio paese, a servizio di che cosa? Di loro stessi, è giusto. Speculare per trovare una poltrona dicendo nomi di persone onorabili che gli davano la mano, la spinta propulsiva. E quindi tu chiedi una poltrona per fare non il sindaco a questo punto, ma un rappresentante della città metropolitana, e questa la dice pure lunga. Quindi, a parte il Balzelli che da 2 anni gira il territorio, conferenza a destra, conferenza a sinistra, presentazione di libri, ripeto, io con per suo zio ero devoto a suo zio, perché lo sono ancora come politica, come persona, ma non come più come politica, perché questo panzellare a destra a sinistra, partito, io sono stato sempre un uomo di sinistra e sarò sempre un uomo di sinistra. Non c'era il destra e il sinistra, ma lista civica, mi scuso, chiedo perdono, però le cose le dico come le penso. Quindi io lo taccio tanti auguri, ringrazio innanzitutto a lui, non le bocca a lupo, scusi, ringrazio Emma Battaglia, ringrazio Sergio Romeo, ringrazio Nicola Hirto, che sono dall'alto, loro ci seguono, io solitamente evito di disturbarli perché loro ci pensano, a prescindere se io vado a tiro dalla giacca o dalla camicia, che sono persone per bene, riconosco da tanto tempo. Ringrazio il Presidente Oliviero che ci ha onorato proprio qua, in questo territorio, è stato fino a mezzanotte fonda passata e conosce i problemi. Avevo avuto un Presidente della Regione Calabria, lui abita a San Giovanni in Fiore, è stato Presidente della provincia di Cosenza, candidato che io ho votato, quindi è per noi un onore, un motivo di orgoglio, sicuramente lui ci darà quello che ci serve, perché è una persona che conosce, che sa fare politica, e non è oggi di destra, domani di sinistra, segue la linea dritta. Quindi alla fine, voglio dire, noi abbiamo queste possibilità di interagire con la città metropolitana, abbiamo avuto Renzi, diceva Nicola Hirto, qua non è che ci ha regalato il cosiddetto pacchetto Colombo, dice qua fate quello che volete, vi sfamiamo, e ci hanno regalato quella lì, quel chimere che volevano fare la centrale del carbone, battaglia che ne abbiamo fatte di tanti di più. Ci ha portato dei soldi, delle verità, della sostanza, che ci si lancia un tema 138 milioni di euro, non è cosa di poco, e che si rilancia l'economia, il posto di lavoro, che è quelli che mancano alla fine. Quindi in funzione di queste possibilità di interagire con la politica, con le persone che effettivamente fanno politica a servizio della gente, io ribadisco il mio appoggio, la mia vicinanza a Mario Maesano, gli faccio in bocca al lupo, votate Mario Maesano.
Ma Frigi, sindaco di Contofuri, dopo Bernardo Russo mi riesce difficile intervenire, invece no, assolutamente difficile non è, perché è con le ragioni anche di questa mia presenza e partecipazione, caro Mario, sono tutte appunto come si è detto negli interventi, li ringrazio, li saluto, l'onorevole Battaglia, Mimmo, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, il capogruppo del PD in Consiglio regionale Sebi Romeo, squisitamente politiche. Guardate qui, veramente c'è, e noi lo sappiamo, poi si diventa e si veste, come dire, una casacca che è quella istituzionale, ed è giusto che sia così, a rappresentare una comunità, a fare il sindaco, e quindi in quel senso istituzionale che chiaramente poi si deve appunto avere, si ha, e lo sanno meglio di me, ripeto, chi ho già salutato e detto, insomma, e si fa quell'interesse proprio della comunità, quell'interesse e quell'idea, quel programma che ha illustrato Mario, sul quale poi si sono ritrovati chi come Mario appartiene e milita in un partito, chi come altri, come voi, vi faccio un grosso in bocca al lupo a tutti voi candidati, invece magari a quel partito non militate e non appartenete, avrete di sicuro qualche altra idea, però ecco, quel programma vi porterà avanti, vi ha portato a fare già una scelta di campo comunque. Io dicevo sì, il senso istituzionale che porta anche rispetto a chi altri dall'altro lato nella competizione ci sta e ha fatto, ecco, anche lui una scelta rispetto a ragioni altre, ed è quel senso istituzionale che ha portato noi sindaci anche a confrontarsi, a dialogare anche con l'altro candidato Pierpaolo Zavettieri, essendo consigliere provinciale, quindi un livello istituzionale, ma c'è e ci devono stare alla base di scelte, ecco, di campo, che quando ci si mette in gioco, ecco, soprattutto, ecco, la politica che deve, e l'ha detto prima, ecco, in un'espressione, in una sottolineatura forte, Nicola, appunto, il presidente del Consiglio regionale, quando c'è la politica di mezzo, ecco, beh, è cosa seria, perché se no davvero poi e tutti i cittadini, ecco, quel disorientamento, quell'antipolitica che poi avanza, ne avrà, ecco, sempre maggiore, ecco, spazio, perché purtroppo qui facciamo non capire più niente a nessuno. Oggi, ecco, qui ti sta a sostenere, a rappresentare, ecco, un'idea, l'idea di Mario Maesano che si candida e diventerà, me lo auguro e ce lo auguriamo, come si è detto, sindaco del comune di Rovuti, ci sta un'idea politica in primis, quella militanza, ecco, che spesso si è persa, di un giovane appassionato che ci ha portato a fare, ecco, le notti, quando, ecco, abbiamo aperto i seggi per le diverse competizioni di primario, come il nostro partito, ecco, cioè spesso ci invita a fare, ecco, cerchiamo di chiamare al voto i cittadini e i militanti, per la militanza, ecco, il primo valore che va riscoperto anche nei nostri territori, perché se no non capiamo più niente, non facciamo capire veramente più niente. La gente, ecco, veramente già è stanca di suo, e attorno a questo, quindi è chiaro che la presenza di Mario a Rovuti, le presenze, ecco, di chi è intervenuto, Bernardo Inurto, gli altri sindaci, ecco, il sindaco Laganà, significa, ecco, che il progetto per Rovuti, che Mario rappresenta, che tutti gli altri candidati, ecco, porteranno per le vie di Rovuti in questi giorni e cercheranno, ecco, di passare quella palla, come ha detto, ecco, il sindaco Laganà, ora a voi, perché davvero, ecco, qua a quel punto, per quanto, ecco, ciascuno è libero di candidarsi e fa una scelta anche in quel caso dettata da diverse motivazioni, beh, sta a chi poi una scelta la deve sostenere, e lo farà andando alle urne votando Mario Maesano. E mi piace vivere basso, pensare alto, il tempo delle scelte ora toccherà a voi quando andrete a votare, e voterete Mario Maesano. Sì, grazie a tutti per essere intervenuti a questa presentazione. Siamo alla fine di questa iniziativa, ben riuscita. Noi, Lorenzo, che è un dipendente comunale, non abbiamo preso la Chess Point, pensavamo di non avere così pubblico. Vabbè, mi preme ringraziare i sindaci, mi preme ringraziare il mio partito, l'onorevole Battaglia, l'onorevole Irto, il presidente del Consiglio, nonché Sebi Romeo presente, i sindaci e anche coloro che nella lista civica appartengono ad altri partiti, cioè alla destra. Per questo è una lista civica, per questo motivo, e ciò che ci accomuna, come abbiamo detto, è appunto il programma.
e quel motto: vivere basso, pensare alto, è il tempo delle scelte. E adesso le scelte le dovete fare voi, voi cittadini. Noi facciamo la campagna elettorale e dovete scegliere tra un rogudese e un non rogudese. È una cosa fondamentale. Nel caso in cui dovesse essere negativa la cosa, l'identità dei rogudi verrebbe meno. Si assume la responsabilità che ha portato un non rogudese a rogudi. Io mi auguro che quell'hashtag "noi siamo rogudese" il 5, no, 6 mattina, perché alla fine poi si finisce alle 23, quindi lo spoglio eccetera, possiamo avere come sindaco un rogudese. E in bocca al lupo a tutti i miei candidati.